Enzo Alessia, regia! 10 secondi se non da Luca! Va bene, allora la puntata di oggi, ragazzi, organizziamoci bene, tutta sullo sci di fondo. 1 Insieme in televisione, eccoci in onda, puntata numero 690, ragazzi, ma che numero è? 690, vuol dire che per 690 puntate stiamo insieme, siamo stati insieme, ancora oggi, come prima, più di prima, tamerò, ma che bella battuta che ho fatto. Ragazzi, sport e solidarietà, andiamo alle Queglia, per sci di fondo on the beach, una 13ª edizione che merita veramente la massima attenzione. La tradizione vuole che la montagna una volta all'anno scenda al mare. E dove? In uno dei borghi più belli d'Italia. Le Queglia, tra le sue barchette meravigliose, le sue tradizioni, la sua storia, il suo bastione, ospita i campioni della montagna. Arrivano da tutte le parti d'Italia. Questo è il bello di sci di fondo on the beach. Ma quello che accadrà in questa giornata lo scopriremo insieme. Linea Giacomo Icardi e a Luca Galtieri. Bravo Giacomino, siamo arrivati alla 13ª edizione di sci di fondo on the beach. La montagna scende al mare, dove? Alle Queglia, in provincia di Savona, nella Baia del Sole, in uno dei borghi più belli d'Italia. Signori, la cartolina di questo paese, sei curioso? Sono curiosissimo, ragazzi. Giacomino, devi caro sapere, Lupino, vieni qua, devi sapere qua, che l'evento è totalmente a favore della Fondazione AIR, quindi sosteniamo tutti insieme la ricerca. Ricordiamo che la cosa più importante, che abbiamo, l'arma più efficace che abbiamo per poter combattere questi brutti mali, appunto il cancro, è quello di investire sulla ricerca. Spiegaci un attimo che cosa succede qua quest'oggi in questo splendido banchetto. Allora, noi abbiamo dei meravigliosi sponsor che ci offrono le piantine di Vaimontina, la Galup che ci ha offerto queste colombe che sono meravigliose, Poteroski che ci dà le felpe, le magliette, tutto quanto, tutto questo viene messo in offerta libera per raccogliere fondi per Fondazione AIR. Luca, siamo in onda. Scusa, come funziona la giornata, Giacomino? Ma è semplicissimo, Luca. Allora, la mattina abbiamo sci di fondo on the beach. Spostiamo la montagna al mare, sia senior che junior. Poi abbiamo la marcia acquatica, perché oggi, giornata meravigliosa, quale quella, possiamo fare il bagno. E poi, attenzione, aspetta, il pomeriggio abbiamo tante altre discipline. Ma non abbiamo... dirle! Non sai dico? Cosa facciamo? Ci buttiamo tutti in acqua, tranne te e io. E mentre torna verso di te, va bene. Giacomino, ti consegno la bandiera italiana, vai alla partenza e prepara tutto affinché abbia inizio questo evento, 13ª edizione. Vai con Giovanni, che è l'unico. Che onore, andiamo Giovanni. Non si muove foglia se Giovanni. Andiamo Giovanni. Yeah.
Adesso mi puoi raccontare che cosa accadrà nel pomeriggio. Finalmente raccontiamo il pomeriggio. Allora, pomeriggio abbiamo tante altre discipline diverse. Dopo lo sci di fondo on the beach abbiamo la gara di biathlon, la gara di fat bike, la gara di slittino e la gara di ciaspole. E poi alla fine premiazione finale. Premiamo. Io dirò che fra tutte queste gare a me fa impazzire lo slittino, perché c'è quella poesia di retro, quello strano attrezzo anni 60 in legno col profumo del bosco che ancora Elio Bottero usava quando era ragazzino. Vabbè, torniamoci lì, ci guardiamo un riassunto del pomeriggio e poi il gran finale. Bravo Giacomino. Grazie, e microfono, grazie, lo so, ma è biathlon, è biathlon. I saraceni, ma Giacomino, figuriamoci, ti racconto una storia bellissima. Qua nell'antichità, molti anni fa, c'erano i saraceni che venivano, facevano un casino, saccheggiavano tutto, c'era anche il bastione che li cacciava via. Però questo evento storico è rimasto un appuntamento importante per l'Eguiglia, che durante l'estate c'è la rievocazione storica, quindi l'Eguiglia è uno dei borghi più belli d'Italia, che se lo merita. E poi il nostro programma proseguirà con altre manifestazioni, di cui cito solo le principali, che sono il Perkfest a giugno, a luglio avremo queste piazze davanti al mare, agosto lo sbarco dei saraceni, per poi completare il quadro delle manifestazioni a settembre con la classica fiera di San Matteo e ad ottobre il salto dell'acciuga. Saluti a tutti da una magnifica Laiguella. Mi piace talmente che ci guardiamo ancora un po' di sport, di gare, di personaggi strani e un po' di gusti e tradizioni. Non so cosa ti piace. Mi piace. Da saraceni lo guardiamo. Da saraceni. Vai con me. Sci di fondo perché ci piace il fondo. Sci di fondo perché sono freddolosa ma sciando mi scaldo. Sci di fondo perché è divertente. E perché lo faccio come allenamento. Ci divertiamo al mare e poi siamo con gli amici e con le altre persone. Ci vogliamo del male perché ci piace soffrire anche sulla sabbia che oltre che sulla neve. Quest'anno due belle novità, a parte i grandi campioni che abbiamo visto, però per conoscere meglio i campioni di oggi, sì, qua a Laiguella, io direi diamo la linea a Radio Jasper, che è radio web carina, ragazzi in gamba, che hanno intervistato un po' tutti. Sono qua? Guarda che interviste che hanno fatto. Andiamo a vedere. Allora, è la seconda volta che il Becca è ospite a Radio Jasper. La volta scorsa era sulla spiaggia di Alassio per il foot golf. Oggi siamo qua per lo sci di fondo on the beach. Al golf hai giocato, ma qua? Qua sono improponibile, quindi no, ho tanti amici, quindi però sono curioso perché non ho mai avuto la possibilità di vedere questo sport e c'è sempre da imparare. Oggi mi dedicherò a vedere. L'abbiamo visto su internet e subito entusiasti al 100%, gli ho detto dai che andiamo
a fare questa bella manifestazione. Poi soprattutto voglio ricordare a tutti, ma a noi stessi, che per beneficenza. Per cui questo è stato il primo input che abbiamo avuto. È una manifestazione davvero particolare, è una cosa che non si vede tutti i giorni. Uno dice, ma come si fa a sciare sulla spiaggia? È possibile. È l'occasione anche per fare del bene con la ricerca, con l'AIRC. Rieccomi qui, ormai ho perso il conto di tutte le volte che sono venuta qui a La Iguella, questa splendida manifestazione che ogni anno attrae tanti piccoli fondisti e comunque amanti dello sport. Questa è sempre una grande giornata di festa, sole, mare, divertimento, quindi non c'è altro da aggiungere. Oh, stiamo crescendo bene, devi vedere che il marchio è sempre più presente nelle manifestazioni. TGM Television dà un bel servizio, poi avete fatto una cosa molto carina, te e Giacomo e Luigi. E il nostro Luigi. Avete fatto una diretta, insomma, diretta Instagram. Abbiamo raccontato tutta la giornata, tutto questo sci di fondo on the beach di quella 13ª edizione sui canali social di TG Events. Allora ci guardiamo il meglio o il peggio di quello che avete fatto? C'è qualcuno? Ci guardiamo il meglio o il peggio? Ci guardiamo il peggio. Brava! Sei convinta di sciare sulla sabbia? Sì! Sì, allora, da Novi Ligure! Da Novi Ligure! Sui Nordico, Serravalle e Scrivia! È la prima volta che sci sulla sabbia? Sì! Vai felice e contenta, urla! E va bene così! Ragazzi, in bocca al lupo, sono certo che sarete fortissimi, riuscirete a regalarci tante gioie, facciamo il tipo per voi, in bocca al lupo. Ma siete fratelli voi? No. Ah, fidanzati? No. Però è una bella coppia, potrebbe essere. No, sei già fidanzati? No. Te sei già fidanzato? No. Allora, fidanziamoli in questo sci di fondo on the beach, la nuova coppia della Vallestura. Come ci si prepara allo sci di fondo on the beach? Così. A pregara una bella chinusa non filtrata, perché sennò... Rigorosamente non filtrata. La spiaggia, diciamo, è un po' diversa rispetto al vostro, diciamo, habitat naturale. Ma tanto faccio schifo uguale, quindi che sia neve o che sia sabbia non cambia niente. Voi che scuola siete, ragazzi? Siamo gli allenavacche, perché siamo tutti allenatori, ma siamo delle vacche, quindi allenavacche, a posto che allenatori. Perfetto, perfetto. Pagli sono le penalità, e se hai le penalità rientri in ritardo, a quel punto rischi di perdere. Ti piace, ti ho detto? Ciao. No, alle quelle non manca niente, la focaccia buona ce l'abbiamo. Ora però ti vorrei presentare Elio Bottero. Elio Bottero, Bottero Ski, Limone Piemonte, la riserva bianca, Limone Piemonte, Bottero Ski, quello che ci dà la attrezzatura. Quel signore simpatico, Mino, con Margherita, la moglie. Elio Bottero lo conoscono tutti, in Italia e non solo. Hai capito chi è Elio Bottero? No. Allora, se non sai chi è Elio Bottero, adesso te lo presento, però è l'ultima volta. Va bene, però io non so chi sia, non è... Elio Bottero, è lui. Chi? Elio Bottero, quell'uomo meticoloso, particolare, attento, un gran professionista, lui prende appunti su tutto, scrive tutto, non le scappa niente. Ma è lui? È lui, è quello che riesce a dare il meglio della montagna, e non solo della montagna, ma tutti gli sport in generale. Tu vai a Limone Piemonte, c'è il suo mondo, Botteroski, è come fosse la papparapà, Botteroski presenta, cioè Botteroski è la più grande realtà che c'è in Italia, forse nel pianeta, se parliamo di sport, te lo presento, aspetta. Va bene. Scusi, signor Bottero, scusi, lei è veramente una sorpresa ogni anno, lei riesce ad avere la stessa carica, lo stesso entusiasmo. Come un ragazzino, qual è il segreto che tu hai per mantenerti così sempre giovane e sempre, diciamo, in prima linea, attento alle novità della montagna? Risponda. Non lo so, è che io sono così di carattere, mi piace fare, creare, far turismo e sport, per cui è la mia passione, ho un negozio di articoli sportivi e per questo mi dedico. Non lo faccia il furbo, non ce n'ha uno, dica. Vabbè, dove la troviamo? Dove troviamo Botteroski? A? Limone, Vernante, Borgo San Dalmazzo. Tutto in provincia di? Cuneo. Prossimamente anche in Giamaica, a Cuba e a Sydney, conferma? Confermo. Signori, Elio Bottero, veramente è una fucina di idee, è un uomo che non si ferma mai. Il tempo di cambiarmi, me ne torno in spiaggia perché mi aspetta, sci di fondo, on the beach.
Allora, caro Giacomino, sono tutti bravi a fare un villaggio, chiamiamolo commerciale, dove ci sono aziende, fior di aziende, presenti ad alta quota. Ma tu immagina la montagna che scende giù e realizza un villaggio così. Cosa ne pensi? Io penso che sia veramente un'occasione unica, uno spettacolo questo villaggio. Come hai detto, un'occasione unica. Uno spettacolo. Vediamoci il villaggio. Direi che... Appurato che loro sono gli amici di Radio Jasper. Regolare. È rimasto l'ultimo, erano in quattro oggi. Vorrei farti vedere la premiazione. Cioè, la premiazione, tanto vi insegne questo ragazzo Vincenzo Armonio della Calabria, ha fatto queste opere d'arte una per uno. Bellissime. Poi c'è Lolio Raineri, presente quest'anno. Galuppe, ragazzi. Galuppe con le colombe, non solo. Insomma, parliamo di così, un prodotto eccellente. Io devo dire che mi sento molto soddisfatto, sono molto contento, quindi ci guardiamo tutta la premiazione. Assolutamente. Hai capito chi sono io? Galtieri? Bravo, premiazioni signori! Secondo voi la squadra di Clusone? E siamo arrivati alla fase finale di questa giornata meravigliosa, ragazzi, i vincitori. A quanto pare anche quest'anno Clusone porta a casa un grande risultato. Colpa tua? Colpa mia. Sei tu il protagonista di questa follia, di questa realtà. Perché Clusone vince sempre? Allestimenti tecnici. È solo questo da dire. Trattasi di capacità o di fortuna? Segreteria. No, capacità. Capacità. Ragazzi, voi siete di Clusone. Cosa c'è a Clusone che nelle altre parti non c'è? Perché vincete voi sempre? Cosa avete voi? Fortuna. Il bombo clat. Il bombo clat. Questo è andato, ragazzi, bene. Perché vincete sempre voi? Perché ci allenate, capito? Anche tu sei di Clusone. Non proprio. Di dove sei tu? Barre. Di? Barre. E cosa hai vinto? Niente. Bene, così mi piace. Tu perché hai vinto? Siamo allenati. Ho allenati da dove? Dalla Spessa. Mi piace. E tu sei la più piccola? Hai vinto? Sei felice? Sì. Quanto felice? Tira un urlo. Dai, un urlo, così sottovoce. Miau. Miau. Miau, va bene, mi piace. Ragazzi, l'ultimo chiude la porta, le campionesse. Come sempre, parlate bene. È bello, tornate qua, novità, la sappiamo, la figlia meravigliosa. Tu ormai sei quasi il sindaco di Legueglia. Ormai si mormora che siete voi due in realtà le legueliesi vere. Oh, ma quanto è bello questo? Quanto è bello questo evento? È bellissimo, per questo che lei sia sempre qua. Infatti, oh. Allora adesso cantiamo la canzone e chiudiamo lì. E non ci lasceremo. Madonna che meraviglia! L'ultima battuta chiude la porta di Legueglia, aspetta Evaristo Beccarossi. Numero 10 di grande fantasia, in un paese di grande fantasia dove vince lo sport, dove ancora una volta la follia trionfa, tu che sei un uomo di grande follia, che cosa vuoi dire? Dillo bene, 3, 2, 1, di la battuta e chiudi la serata. Numero 1.
Forza Laiguiglia e... Ed Evaristo Becalossi, alla prossima, ciao! Ringraziamo tutti i campioni della montagna, ringraziamo la montagna per esistere, perché senza la montagna il mare non avrebbe senso e senza il mare la montagna neanche. Non so cosa ho detto, però questo mi piace. Energia pura, mare e montagna, montagna e mare. La puntata 690 finisce tra il mare e la montagna. Noi ci rivediamo la settimana prossima, più belli, più carichi di oggi, ma oggi eravamo molto carichi, quindi non mi rimane altro che dirvi seguiteci su tgevenze.it per rivedere questa puntata e tutte le puntate, tutte cariche ovviamente. E poi siamo sui social, Facebook, Instagram, Facebook, e un click e un mi piace, diventiamo amici, socializziamo. E se volete iscriverci, fatelo quando volete, info@tgevenze.it, è una storia meravigliosa che dura da 690 puntate. Continuate a farlo, noi rispondiamo a tutti. Signori, amici, vicini e lontani, dalla montagna e dal mare, ma anche dalla pianura, appuntamento alla settimana prossima.